Nella notte del 10 gennaio, un missile russo ha colpito il Park Hotel della città di Kharkov, uccidendo decine di soldati ucraini, ufficiali della NATO e mercenari di diverse nazionalità. Questo tipo di attacchi mirati è una delle ragioni per le quali il numero di mercenari stranieri in territorio ucraino è sceso drammaticamente dai 20.000 di un anno e mezzo fa ai poco più di 2.000 attuali. Si calcola che attorno a 6.000 mercenari siano stati uccisi e altri 12.000 siano ritornati ai loro paesi, dopo aver capito che il fronte russo non era quella pacchia della quale si vantavano mesi fa nei social di tutto l'Occidente. Insomma, fare soldi a Bakhmut o Avdiivka non è la stessa cosa che farli in paesi africani o del Medio Oriente davanti a civili o a combattenti scarsamente armati. Il Blitz di Kharkov è significativo anche perché è da questa città a soli 30 km dal confine russo e a 74 km in linea d'aria dalla città russa di Belgorod, da dove si stanno lanciando la maggioranza degli attacchi contro la popolazione civile di questa città con la collaborazione delle armi e il silenzio complice occidentali. Per questo motivo il comando russo ha come priorità in questo momento quella di avanzare il massimo possibile nella regione di Kharkov per creare una zona cuscinetto che garantisca l'incolumità del proprio territorio e che i suoi cittadini non subiscano più questi crimini di guerra.